La mia presentazione per questo libro, che come vi ho accennato anche prima in un breve intervento, nell'arco delle ultime due settimane sta avendo già un discreto successo, entrando nella classifica dei più venduti in una delle più prestigiose distribuzioni italiane, che è la Macro Librarsi. È un libro controverso, così controverso che molte personalità che dovevano essere qui oggi hanno deciso addirittura di non presentarsi per paura di essere così messi anche in relazione con il contenuto di questo libro, perché ovviamente ne sono coinvolti e chi ha la coda di paglia, ha la coda di paglia. Ecco, l'immagine che abbiamo qui, per i coraggiosi invece, quelli che sono venuti oggi, è un'immagine emblematica che sicuramente i fratelli massoni qui pervenuti riconosceranno subito. Squarciare il velo, Iside. Iside svelata era anche il titolo di questo libro, di una nobile viaggiatrice chiamata Madame Blavatsky, fondatrice della Società Teosofica nel 1875. E anche lei è legata a questo nostro percorso che inizia nella notte dei tempi. Le società segrete sono un fenomeno proprio che esiste da quando esiste l'uomo, cioè da quando esiste il sistema civiltà come lo conosciamo noi, da quando esiste lo stregone e il capovillaggio, da quando esiste il re e il gran sacerdote, perché queste verità fanno parte di un duplice livello di potere che esiste in tutti i sistemi, potete essere giudeo-cristiani, shintoisti, buddisti, la qualunque. C'è sempre una verità nascosta che non si vuole rivelare al pubblico, perché il pubblico, diciamo, non viene ritenuto degno di questo percorso iniziatico. E qui casca l'asino, come si dice per noi a Roma. E anche l'asino ha una sua simbologia molto, molto ben specifica e molto importante. Infatti l'asino di Apuleio non a caso è un percorso iniziatico ben specifico. Il mio libro è una trilogia, si parte dall'apprendistato. Nella massoneria le tavole di tracciamento segnano questo percorso analogico. La scala che volge verso il cielo è quella di Giacobbe, è quella che va verso gli angeli, è quella che va verso l'infinito. Vedete, c'è la luce, c'è un infinito. Il massone viene iniziato e introdotto a questa realtà. Ma la massoneria è una società non segreta, bensì fatta di segreti. Le società segrete sono quelle che fanno parte invece del network ancora più esclusivo degli illuminati. Però la massoneria ne fa parte. Ed è inutile che cerca di inventarsi magari altre origini o magari le solite disinformazioni che si danno al mondo profano per celare quella che poi è una realtà molto profonda. Una realtà che ci arriva dalla notte dei tempi e dalle scuole misteriche come quelle neoalessandrine, quelle pitagoriche, quelle presenti anche nel sud Italia, perché la Magna Grecia si trovava proprio nel nostro sud, no? E Pitagora, Platone, Socrate, queste sono le basi della vera massoneria, che poi ovviamente viene sviluppata e arriva fino a noi. La massoneria in effetti aiuta la società a non cadere nel caos, perché ci dà i fondamenti, sia quella operativa che quella speculativa, comunque per ergere questa società. Allora, se questa società nel 2012 è una società marcia, c'è qualcosa che non va. Ai vertici qualcuno ha perso proprio la bussola. C'è qualcuno, e più di uno, purtroppo, che si professa gran maestro e invece è solamente un gran maestro dei mitagli. Come il nostro anche ex primo ministro, anche lui, no? Non è un metallaro, ma è uno che va sicuramente per metallo. Però ci sono segreti più profondi anche lì. Questa è una spada particolare, anche questa di grandissima importanza, perché è la prima spada massonica egiziana. La data è 1777. Viene sepolta per 3 giorni nel deserto, viene tirata fuori, e qui si inaugura il percorso massonico speculativo nell'antico, cioè nel moderno Egitto, e retro ovviamente dell'antico Egitto.
ci sono dei riti specifici all'interno della massoneria, uno può decidere di farne parte oppure no. Anche all'interno della massoneria c'è chi decide di fare un percorso lineare, normale e diciamo abbastanza pragmatico, che è quello dell'ordine. Non tutti entrano nei riti. E poi se si entra nei riti si rischia di essere cooptati in società molto più segrete, dal martinismo, agli illuminati di Bavaria e chi più ne ha più ne mette. La massoneria tende a nascondere queste verità al mondo profano perché sono facilmente, il massone tende a non voler confidare certe cose alla gente, se non solo la superficialità dell'istituzione massonica, con le solite medagliette di Giordano Bruno, le feste in onore di Garibaldi e chi più ne ha più ne mette, mentre invece nelle logge particolari di capitoli dei vari riti si segue un rito di perfezionamento che ci porta in contatto con i misteri dell'antichità. E poi c'è ovviamente chi decide di prendere la via del lato oscuro della forza. Questo lato oscuro della forza ha a che vedere anche con delle organizzazioni che possono essere anche non esoteriche, organizzazioni di potere politico, di potere economico, sociale. La società segreta serve a radunare quindi a quel punto persone in una lobby, in un comitato di affari delle volte, o se no in una situazione militare, gerarchica e militare che serve a difendere uno Stato magari dalle incursioni comuniste, come nel periodo Gladio, Stay Behind, questo è l'OAS che era una sorta di Gladio spagnolo francese. E queste metodiche ovviamente poi sono state usate nel periodo degli anni 70 per la strategia della tensione. I servizi segreti lavorano dietro le quinte e trovano nelle società segrete il mondo ideale dove porsi e in relazione con il resto della società, perché con le società segrete, se tu non conosci i modi, i misteri, i simboli, il linguaggio, sono impresentabili. Quindi lì puoi nascondere i segreti di Stato, gli omicidi, e chi più ne ha più ne mette, dall'omicidio di Aldo Moro a quello di Albino Luciani. Cioè, c'è sempre questo mistero, perché l'omicidio, l'assassinio, a certi livelli è giustificabile, ed è giustificato dal segreto di Stato, che comunque lo copre. In Italia abbiamo addirittura avuto per molti anni l'ufficio K all'interno dei servizi segreti italiani, K come killer. E non è che... perché ovviamente se uno va a intaccare degli interessi molto forti, come hanno fatto alcuni personaggi, anche noti registi, Pasolini, il mistero poi però cresce, perché poi non c'è solamente una situazione politico-sociale o economica alla base di tutto ciò. Cosa c'è alla base della nostra società? Cioè, quando Cagliostro, il grande conte Cagliostro, arrivò di fronte a Saint-Germain, fece questa iniziazione con sua moglie. E alla fine di questa iniziazione pazzesca nei meandri di un castello gli viene rivelato il segreto. Qual è il segreto? Il segreto è che tira più un pelo di... Eccoci, il segreto è il sesso. Sì. Il segreto centrale poi alla fine di tutta la nostra società, quella che manovra e gestisce il potere, è un segreto che attinge anche da queste energie sessuali, che però all'interno delle società segrete assumono dei connotati ben specifici, perché queste energie, che in India vengono anche usate, no, con il tantra, se vogliamo essere un po' così, sono energie che poi vanno anche a far crescere questi egregori, queste entità che possono essere sia positive che demoniache. Possiamo anche sacrificare, si arriva addirittura al sacrificio dei bambini. E il sacrificio dei bambini, come quello che ha discusso Erika precedentemente riguardo del Bohemian Grove e del Bohemian Club, questa in effetti è un'immagine che viene dall'angolo di una strada dove c'è proprio la sede del Bohemian Club, perché loro si incontrano al Bohemian Grove, come ha detto Erika, ma hanno anche il loro club. Ma loro si incontrano ovunque, si incontrano anche qua vicino, nella Valle dell'Agnene, un gruppo specifico che proviene da una loggia anche molto particolare. Ogni anno si incontrano a licenza nella Valle dell'Agnene, si chiamano la loggia Alcyon Monte Sion, ne fanno parte l'élite dei cabalisti della massoneria nostrana.
grandi figure anche della società ebrea, giudaica. L'ex gran segretario del GOI, Abramo, ne fa parte. Questo è l'atto di fondazione di questa loggia dedicata a una delle poche, per dire la verità, dedicata veramente alla magia all'interno della massoneria, perché non è che ce ne sono poi tantissime che sono veramente in crisi di esoterismo. Molte fanno un percorso, come ho detto prima, lineare, né più né meno come un Rotary Club. Ma anche lo stesso Rotary Club, il Lions e via dicendo, sono luoghi di reclutamento per attività diverse. Cioè, se dimostri di essere un tipo sveglio, si può andare anche oltre. Io in questo mio libro descrivo anche dei conflitti ideologici molto forti presenti in questa realtà, in cui ci sono dei personaggi ambigui che si presentano alle masse in un modo e poi fanno tutt'altro. Tra questi, uno nello specifico, cioè lì in quella cartolina ci sono vari nomi. Massimo Introvigne. Allora vedete, chi è Massimo Introvigne? Massimo Introvigne è il responsabile del CESNUR, è il numero uno dei gesuiti, reggente di praticamente Alleanza Cattolica, Civiltà Cattolica, il loro quotidiano, la loro pubblicazione, cioè la pubblicazione numero uno dei gesuiti è anche nelle mani di Introvigne, che però è anche ricercatore su tutto quello che sono i nuovi movimenti religiosi, le sette, però lui stesso ne fa parte, cioè è un ipocrita. Cioè, all'interno del CESNUR, lui manda questa cartolina da Chicago, come vedete è firmata da questo Michael Berthiaud, guardate che santone, questo santone è uno dei santoni occulti della New Age, sedicente vescovo gnostico che si trova a Chicago. Questo personaggio qui si nasconde dietro al mistero di Don Seppia. Don Seppia, che come avete visto è combinato una più del diavolo. Ragazzini, pedofilia, quindi, cocaina. Ma cosa c'è dietro? Perché non è che questo era uno che faceva le cose così. No, lui interpretava il tutto nella maniera perversa del credo groeliano. Cioè, Don Seppia, sulle sue ostie, scriveva delle frasi tipiche dell'eresia groeliana. Don Seppia sulla schiena ha tatuato il simbolo del monastero dei Sette Raggi di Michael Berthiaud. E Michael Berthiaud è amico di Massimo Introvigne, che viene tra le altre cose chiamato da tutte le polizie europee per investigare la pedofilia, il satanismo in rete, e chi più ne ha più ne metta. E non è l'unico della serie. L'ex capo dell'OTO, io tratto nel mio libro una diramazione eccentrica, occulta, ma pericolosissima, degli Illuminati, nata da Theodor Royce, Leopold Engel e poi da Kerner e poi dopo filtrata attraverso Crowley, è praticamente un luogo dove si interpreta la messa tradizionale cattolica in maniera perversa. Cioè praticamente Don Seppia è qui a celebrare messa in un modo che a voi sembra regolare, ok? Ma in realtà, se tu interpreti secondo l'eresia groeliana, tutto quello che lui sta facendo ha un duplex, diciamo, un alter ego satanico, che però ovviamente alla signora che sta lì a recitare il rosario in chiesa, cioè, non viene neanche in mente. Già, che bel personaggio Don Seppia, che bravo figliolo. Sì, peccato che l'hanno trovato quei ragazzini con la cocaina e faceva Ave Satana ai suoi, ecco, insomma, siamo a sti livelli noi qua. Allora bisogna un attimino entrare nella mentalità delle società segrete e anche degli illuminati in maniera totalmente diversa da come avete fatto fino adesso. Uno, gli illuminati sono credenti. Che siano credenti del lato oscuro non fa niente. Sono credenti. Quelli anche che non fanno parte del lato oscuro, tutti quelli che fanno parte di questa realtà sono dei credenti veramente fervidi, cioè hanno una credenza totale, perché se devono andare lì a fare delle cose perverse lo fanno, hanno un credo. Anche il discorso di Satana è un discorso molto particolare, perché ovviamente è un discorso giudeo-cristiano, io lo dico nel mio libro. Cioè, molti di loro si vedono come dei pagani, quindi non si sentono in colpa per il fatto che stanno sacrificando i bambini, perché lo facevano gli antichi fenici, lo facevano gli antichi ebrei, cioè gli ebrei nel culto di Moloch.
Quindi nella loro mentalità perversa, politeista e elitaria, che però all'esterno si mostra come monoteista, come fa Massimo Introvigne, quindi un'ipocrisia totale, c'è questo, anche questo lato perverso, cioè il sacrificio umano accettabile perché tanto si fa da millenni, quindi chi se ne frega. C'è un altro discorso, un dato particolare, nel mio libro c'è anche una forte presenza di un lato biografico, oltre a quello di un saggio che vuole essere una sorta di, almeno nel primo volume, di Bignami, come lo volete chiamare voi, di un ABC delle società segrete per tanto farvi un'idea. Queste sono le prime 420 pagine della mia opera, che è di oltre 1500 pagine. Quindi se eventualmente questa opera non risponde alle vostre domande, state sicuri che nei prossimi due volumi queste risposte vi verranno date. E anche lì, torno a dire, sì, c'è pericolo per la mia vita, non ve lo nascondo, e c'è anche tanta ipocrisia che mi circonda, ma io continuerò a farlo. Il terzo volume, non a caso, è dedicato a Mino Pecorelli. Non è che è dedicato a Pizzetti. Mino Pecorelli è morto come morto. Nel lontano 1993, era a novembre, ovviamente qui si calcola secondo l'anno croeliano, 89, dalla rivelazione del libro della legge di Crowley, io faccio un giuramento ai miei superiori incomodi, se vogliamo chiamarli così alla maniera martinista, ma è anche quello della A, Astro Argentinum, un gruppo segretissimo, formulato segretamente da Aleister Crowley dopo, diciamo, la disgregazione della Golden Dawn. Il collegamento è con la stella Sirio. Sirio appare e riappare nei sacri testi e allo stesso tempo è di importanza proprio centrale per tutto il discorso degli Illuminati. Qui mostro il mio riconoscimento, la mia patente ottenuta nel ormai lontano 2002, che come vedete era stata rilasciata da un discepolo di Michael Bertioni. Quindi io con questa patente potevo andare in giro per tutte le logge coperte, capitoli più deliranti di questi maghi neri senza avere nessun problema. Anzi, quando io una volta, ecco, arrivai lì in America e fui ospite di questo frater alto John Compact, che è intervisto all'interno del libro perché lui è un gran sacerdote del Bohemian Grove, lui non mi fece vedere in realtà niente finché io non gli feci vedere questo. Cioè lui mi fece vedere sì la sua libreria, che già era segreta, che aveva sotto casa, una grande libreria occulta d'America, ma quando io gli feci vedere la mia patente, a quel punto lui mi portò nel suo tempio, e quel tempio ovviamente era un tempio satanico, un'immagine tetra che veniva dal cultus sabbati di Andrew Chambly. E io lì un attimino sono rimasto un pochino perplesso, perché questo si proponeva a me come un mago bianco, una brava persona, uno che insomma addirittura scriveva libri per bambini. Quando ho visto questa immagine satanica delirante, eravamo sottoterra, ho detto meglio rientrare intanto sopra, no? Infatti ho detto, no, lui mi fa, se sei un vero illuminato dovresti conoscere questa immagine, Leo, ti do 5 minuti. Io guardo, ma guardo, e a un certo punto faccio, se io gli dico che l'ho riconosciuta, questa immagine, rischio, e rischio anche molto, perché qui non stiamo parlando di un discorso qualunque, stiamo parlando di un discorso molto delicato, perché magari io gli dico, sì, questa è l'immagine del culto di Andrew Chambly, e lui mi dice, a quel punto, vabbè, t'ammazziamo e ti sacrifichiamo stamattina. Allora io ho detto, no, ma cos'è questo? Un'immagine del rito? Di questo rito, di quest'altro rito? E ho fatto il finto dotto, finché non sono andato su a farmi colazione, ho detto, ah, questa è un'immagine, sai, di Andrew Chambly, che è morto nel 2004 in circostanze molto misteriose. E i suoi libri di magia nera vengono venduti online, andate a vedere, per $1000 l'uno. $1000 l'uno, perché lì puoi evocare non il demonio, il delirio. E quindi entità ce ne sono. Questa è una stella, è la stella fiammeggiante in massoneria, è un punto centrale del percorso massonico, la stella fiammeggiante,
oltre al fatto che G può essere interpretato in vari modi, come God, diceva il Genon, quindi come Dio, come geometria, che tra le altre cose è una frase che viene detta anche agli installati venerabili dell'Emulation, come, e questa viene da Spesillo, anche qui, la stella fiammeggiante è anche un simbolo che ha a che vedere con Sirio. Parliamo di società segrete di tutti i tipi, quelle religiose. Questo è l'anello di una società segreta di tipo religioso. Notiamo il compasso, la squadra, alfa omega, alcune lettere in ebraico, e questa qui è una società segreta di cui fanno parte suore, ex suore cattoliche. È un particolare la storia, che anche le suore si facciano le loro società segrete dopo che praticamente sono state, diciamo, toccate non proprio nella fede, ma in qualche altro posto, e le loro reti si sono ribellate, se ne sono uscite ovviamente dalla Chiesa Cattolica, e ho avuto l'occasione di avere contatto con loro, quell'anello che avete visto è stato fatto proprio da loro in questa società segreta di tipo, ecco, religioso. Questa invece è una società segreta molto importante nel nostro discorso, nel nostro percorso, che incontriamo sia all'inizio del libro, perché ho accennato, ma nell'ultimo capitolo questa società segreta ha una funzione fondamentale per la nascita del nazionalsocialismo, del nazismo, perché nel 1919 fu proprio il creatore della Tulle Gesellschaft a fondare il giornale che poi avrebbe usato Adolf Hitler per la sua propaganda e a creare il partito che sarebbe diventato il partito nazista. Rudolf von Sebottendorf. Ma chi era Rudolf von Sebottendorf? E chi ha creato questo partito nazista? In effetti, lui è legato alla Turchia. La Turchia in quel periodo, nel periodo successivo, subisce uno sconvolgimento epocale. Crolla l'impero ottomano. Ma non è che l'impero ottomano crolla così a caso. No, l'ultimo sultano aveva una moglie ebrea. La moglie ebrea fa cadere il sultanato, si radunano i gran maestri sufi e dicono: noi ci vendicheremo, perché questi ci hanno fatto crollare l'impero per durare centinaia d'anni. Cioè, gli ebrei sono riusciti alla fine a farci crollare. Ma c'è uno scopo anche segreto, c'è un accordo anche tra i vertici degli ebrei e gli antisionisti, gli antiebrei, gli antisemiti, come li volete chiamare. C'è un accordo segreto. Cioè, alla fine ci sono anche delle storie molto che non riflettono la realtà di tutti i giorni, in cui vengono fatti dei compromessi purché si giunga al risultato finale, che è quello dello Stato di Israele. Nelle logge di Salonicco si incontrano Rudolf von Sebottendorf e il futuro fondatore della Turchia moderna, Atatürk, massone anche lui, e quindi si crea anche il moderno Stato della Turchia moderna, no? Attenzione, eccoci qua, siamo di nuovo presenti. Quindi ecco, dietro le quinte della storia accadono delle cose sinceramente sconvolgenti. Perché qui ci abbiamo degli ebrei di Salonicco, i Talmudi, che vanno a finanziare il fondatore del nazismo. Cioè, non quadra. La cosa è perlomeno sospetta, ma in effetti non è sospetta per coloro che conoscono le metodiche perverse degli illuminati, che, come vi ho detto, pur di giungere a un risultato, farebbero tutto il contrario di tutto. Ci fu un periodo addirittura nel 1700, diciamo dal 1782, dal convento di Wilhelmsbad della massoneria, in cui inizia un conflitto tra i Rosa Croce d'Oro e l'ordine di Adam Vescia, degli illuminati, che addirittura avevano creato gli illuminati di Vescia. Perché danno vita a delle cose e poi creano dei conflitti. Così almeno nel dividi ed impera la situazione funziona sempre. Ovviamente questa deriva degli illuminati gesuiti e di tutto il discorso gesuita va a creare quello che poi confluisce nella nascita del comunismo. La nascita occulta del comunismo vi verrà spiegata per filo e per segno, incluse le nascite dei soviet nel terzo volume, così la facciamo finita anche con il comunismo. E io ho spiegato sia il nazismo, il fascismo e il comunismo, e tutte bagianate, tutte stronzate, diciamo la verità, ragazzi, cioè bisogna svegliarsi.
Cioè siamo in un momento in cui o ci svegliamo e ci rendiamo conto che la verità non ve la dico, cioè di solito la televisione proprio è meglio la spegnete, però se la vedete allora vedetela con un'analisi critica. Io sono andato la scorsa settimana a fare una conferenza nel nord Italia e allora ho preso il giornale mentre andavo su, Freccia Argento, guardo un attimino, interessante, perché non aprire con questo soggetto qui? I gran maestri della Lega Nord. Non l'avessi mai fatto. Nell'arco di mezz'ora i Lombard si sono scatenati contro di me. Tant'è vero, nonostante qui si parla di loggia segreta dei gran maestri leghisti, e nonostante ci sia coinvolto personalmente un personaggio che conosco molto bene, perché è il proprietario della discoteca, una delle prime per cui io lavoravo, il Crocodile, non a caso si chiama Crocodile. No, perché non solo è un simbolo, il crocodillo ben specifico nella religione egizia, ma è anche il titolo di un romanzo esoterico di Claude Saint-Martin, detto il filosofo sconosciuto. Ecco, questa loggia segreta arriva a controllare l'intera Lega Nord. Va bene? Ma non è che poi vengono controllati dal nord, estremo nord, no, da Arezzo parte tutto. Arezzo, dice niente Arezzo. Ah, in lavanda! In effetti io quando facevo il DJ mi divertivo molto perché lavoravo praticamente per tutti i vari gran maestri e ci scialevamo, come si dice in Sicilia. Il proprietario del Crocodile infatti è gran priore, è questo Pier Gentili che cura questa situazione nel gran priorato dei Santi Apostoli. Io qua spengo un po' di cose perché sennò mi si intorce il computer con tutte queste immagini. Scusate se non sono un ipertecnologico ancora, non mi presento poi in PowerPoint, ma sono ancora un po' così, diciamo, di nuovo pelo su certe cose. Eccoci qua, cos'è questo? Allora, che cos'è? Ma voi lo sapevate che i satanisti illuminari non solo fanno rituali seguendo le vecchie, diciamo, prassi di incontrarsi nei tempi tradizionali e tutto il resto, no, oggigiorno fanno anche rituali via Skype con i loro fratelli dall'altra parte. Guardate lì là, non è una videoconferenza, è un pochino di più, perché loro stanno intervenendo sulla realtà fisica da quella metafisica usando forze molto oscure e tetre. Questi in particolare sono dediti alla Chaos Magic, che nasce nella fine degli anni 60, inizio anni 70, ed è una corrente molto vicina anche al satanismo di Anton LaVey, con personaggi come Genesis P. Orridge, è molto conosciuto anche nel Temple of Psychic Youth, il movimento esit underground, musicale, anche, quindi ci sono anche dei collegamenti con la musica. E questo personaggio qui, che io vado un attimo, aspettate un attimo, che ecco qua. Allora, questo personaggio qui si chiama Sir Ian Sinclair, è l'archivista della famiglia Sinclair, lo trovate se andate a Roslyn Chapel, la famosa cappella di Roslyn che è descritta da Dan Brown. E in effetti lui è un gran priore dei Cavalieri Templari scozzesi che per un periodo è stato intortato, e questo lo spiego bene nel mio libro, da un certo Mark Amaro Pinkham. Questo Mark Amaro Pinkham praticamente ha base operativa di templari gnostici come copertura di attività ben più tantriche, sataniche, deviate a Sedona in Arizona. Sedona, Arizona, mi dice niente il posto? Ecco. Perché in effetti in questi posti, poi io l'ho detto nel mio libro in maniera chiara, questi posti molto frequentati dai New Agers, in effetti c'è un lato molto oscuro e deviato. I massoni negano che il simbolo del dollaro, ufficialmente almeno, sia legato al nuovo ordine mondiale. Altra paginata. Perché? Perché questa è la riunione, vedete quel personaggio lì con lo Z in mano, quello lì con gli occhialetti, quello è Mr. Mason Worldwide, Jackson. Questa qui è la medaglietta ufficiale della riunione tenuta nel 2008 a Washington DC, dove era presente anche il Gran Maestro Gustavo Raffi, eccolo qua, Gran Maestro del Grande Oriente d'Italia. E qui ci fermiamo doverosamente, perché ci troviamo nella storia. Cioè,
il mio libro, come il resto della trilogia, non vuole andare a ripescare solo personaggi morti centinaia d'anni che ce ne può fregare meno, ma vi vuole proiettare nella realtà di adesso. Adesso c'è una guerra, c'è una guerra in massoneria, e lo sanno bene i massoni che sono qui e se la stanno ridendo perché sanno di cosa sto parlando. Sono ormai mesi che stanno cercando di buttare fuori Raffi, che è stato accusato di aver creato per conto del nuovo ordine mondiale un potere centrale che non rispetta la sovranità delle singole logge. Hanno fatto 200 più fratelli una tavola di incolpazione, arriviamo al 13 di febbraio, si unisce la corte del GOI e a quel punto ovviamente che succede? Cioè il 12, tutti quanti si aspettavano le 12 le dimissioni di questo gran maestro. Questo, tra i 200 firmatari di questa tavola di incolpazione che accusava Raffi di tutto e di più, tutti si aspettavano che lui si dimetteva, no? Cioè tu c'hai praticamente il tuo assistente gran cerimoniere che viene arrestato con 15 milioni di euro e traffica cocaina e soldi per conto della 'ndrangheta, tu ti aspetti che questo si dimetti. No, per carità, Raffi va in Calabria e discute. Cioè, noi siamo massoneria popolare, noi non abbiamo nulla a che fare con l'Andrangheta. Raffi, cosa mi dici? No, perché, come si chiama il tuo assistente che hanno arrestato? Di questo ne parliamo nel secondo volume. Comunque, è soprannominato Erpomata. Sai, lui è soprannominato Erpomata? Ma cosa sarà sta pomata? Cioè, lui faceva il caccia in moniere sta pomata. Ma sta pomata è bianca, no? Ecco. Allora, ci siamo capiti. Poi, lui fa bunga bunga in Brasile. Ma non è che fa bunga bunga con i soldi suoi come fa Berlusca, no! Lui fa il bunga bunga, Raffi, almeno questo è quello che ci hanno riferito i fratelli della sua obbedienza, a essere corretti, quindi fonti attendibili, vicino a lui, con la carta di credito del Grande Oriente d'Italia. Quindi, insomma, questo è il gran maestro più importante d'Italia, ha 20.000 fratelli massoni, ovviamente ci sono anche altre obbedienze in Italia, ma adesso ci stiamo focalizzando su di lui perché è l'unico riconosciuto dagli americani, è la massoneria più potente in Italia e quella che ha avuto anche come gran maestro Giuseppe Garibaldi. Ecco, non mi pare, ecco. Quindi arriviamo a oggi. A questo punto mi serve goccia d'acqua, ragazzi, perché qui la situazione diventa sempre più tesa. Eccoci qua, sta sul libro, ma la situazione è complessa, non è così semplice, perché io qua non è che vengo con delle prove così, insomma, delle provine, diciamo. Io qua dimostro cosa sta facendo in realtà Silvio con le sue ragazzine. Allora, secondino che qua prendiamo la pagina così. No, bisogna essere un po' attenti perché siccome magari ci scappa la querela, io prendo le mie cautele e leggo dal libro così com'è. Allora, abbiamo detto, questi simboli della massoneria possono essere interpretati come compasso e squadra in vari modi. L'Ordo Templi Orientis nel periodo praticamente degli anni 20 se ne esce fuori con un annuncio, dice: noi abbiamo il segreto dei segreti. Nella rivista massonica tedesca Oriflame nel 1912 gli editori della rivista annunciano che il proprio ordine possiede la chiave che apre tutti i segreti massonici ed ermetici e tutti gli insegnamenti si svelano. Cioè praticamente che il compasso era e la squadra era, ci siamo capiti? Allora io l'ho descritta così: Silvio Berlusconi come compasso, principio maschile, solare attivo, e Rubi come squadra, simbolo lunare, femminile passivo, in un atto di magia sessuale, secondo gli insegnamenti dell'Ordo Templi Orientis. Ecco, se si fermasse da Aleister Crowley la cosa non avrebbe molta importanza, ma in realtà va ben oltre, perché queste pratiche del nostro ex primo ministro sono pratiche che vengono praticamente promosse da colui che è l'ideologo di base di una certa destra italiana, anche intellettualmente elevata, come Julius Evola, che nel suo libro, e qui cito il libro così almeno
non mi citano a me. Ecco, dalla dicitura che trovate il libro è La potenza dello yoga, pagina 168, edizioni Mitterrand. Lo yoga della potenza. Io le seguo. Ecco, in genere le ragazze di cui si consiglia l'uso, dal punto di vista occidentale, rientrerebbero nella categoria delle teenagers. Ma si deve tenere presente del più rapido sviluppo fisico e sessuale delle donne in tuba, ma di questo non dubitiamo che anche Rubia non sviluppava. Se non si trova una donna più giovane, si può arrivare ai 20 anni. Le ragazze di più di 20 anni, secondo il Mamudra di Lanka, sono prive del potere occulto. Cioè, Berlusca fa queste cose per rimanere giovane. Se tu pratichi il Tantra in un certo modo, puoi assorbire le energie vitali di queste ragazzine e puoi rimanere un gran Berlusca. Ci siamo capiti? Questa è la storia. Poi c'è il simbolismo ovviamente esoterico di Sconteo che riscontriamo nel primo canale di Berlusconi, canale 5. Quello è il blasone dei Visconti trasformato. Al posto del bambino, che c'è il drago che si mangia il bambino, Berlusconi ci ha messo la... Che ci ha messo Berlusconi? Un fiore specifico però, quale fiore è? Ci fanno l'olio pure, dai! Girasole! Ci fanno pure l'olio! Girasole! E girasole! Eccoci, nel togliere un simbolo e metterne un altro, Berlusconi non è che ha fatto le cose a caso, anche perché se facevo un canale con un bambino che veniva mangiato dal dragone, mi sa che insomma glielo chiedevano dopo due giorni. Invece il simbolo che lui ha messo rappresenta orgogliosità, baldanza, insomma allegria. Oh, Berlusconi, eccoci qua. Quindi la realtà berlusconiana è legata all'occulto e infatti abbiamo anche un mausoleo di Berlusconi con tanto di svastica per terra e quando è arrivato Gorba cioè, ha fatto un salto in aria e io non ci passo qui sopra. Allucinante. Questa è una collezione specifica. Anni fa, praticamente, questa collezione di Rudolf Steiner appartiene a un mio amico che si chiama Marchese Calvirola, uno dei pochi personaggi positivi che io ho segnalato all'interno della mia trilogia come in effetti un personaggio positivo che vuole fare qualcosa per combattere questo lato occulto. Steiner, in effetti, anche lui, come io dico su questo libro, combatte il lato occulto, perché lui era gran maestro del Misteria Mistica Maxima, che è un'emanazione dell'OTO. Quando si è accorto che c'era di mezzo questo Crowley, il satanismo, chi più ne ha più ne mette, gli hanno comunicato il segreto del nono grado del loto secondo Crowley, lui è balzato sulla sedia e ha fatto, oddio, io non ci faccio più parte di questa cosa. E quindi ha preso in via un altro discorso, che è quello dell'antroposofia. E Berlusca ha mandato i suoi figli proprio alla scuola antroposofica, nel suo famoso e celebre libretto Una storia italiana, che sicuramente tutti avete letto. Ci sono delle perle, e una di queste è il fatto che lui ha mandato i suoi figli alla scuola steineriana, che ovviamente si rivolterebbe nella tomba se sapesse chi è il padre. Questa è una lettera specifica che fa molto rock and roll. Perché fa molto rock and roll? Perché Kenneth Hagar, che mi indirizza questa lettera, è colui che ha ispirato la canzone Sympathy for the Devil dei Rolling Stones. A quei tempi, fine degli anni 60, tutti i grandi gruppi, inclusi i Beatles, erano ossessionati con l'occulto e con Aleister Crowley. E il mago, che ovviamente è dei magi, che aveva fatto dei film esoterici dall'alto contenuto esoterico, era considerato lui, Kenneth Hagar, che nel 1966 risulta essere uno dei fondatori della chiesa di Satana, insieme a Roman Polanski, che come sapete per tanti anni non è potuto più entrare in America perché con chi andava? Quindi torniamo sempre al discorso berlusconiano. Quindi qui che cosa fa Kenneth Hagar il 26 settembre del 03? Mi scrive, siccome io stavo, in quel momento io ero ancora attivo all'interno di queste diciamo emanazioni varie degli illuminati più perverse, corrotte, occulte, nere, avevo comunque un'idea, quella di portarli in Egitto per tendergli una trappola, cioè invitare tutte le fazioni degli illuminati più occulte, più dedicate alla magia, all'esoterismo, in una volta, mettere in una sola stanza, chiamare i più potenti esorcisti che conosco in Egitto, Madame Fula, che è quella della chiesa copta, che praticamente regge addirittura Policarpus
lui è un suo uomo, cioè lei è una che ha Cristo dietro nella sua, io ci sono stato lì, ce l'ho visto, il Cristo che lacrima nella sua stanza, vengono anche i musulmani a chiedere di essere esorcizzati, non si fanno insegnare la croce, ma vengono anche i musulmani. E poi c'era l'altro mio amico esorcista, che è quello che ha esorcizzato senza successo, secondo me, la sede delle Nazioni Unite, amico di Boutros Ghali, che è un altro personaggio sempre egiziano, un sufi. Ecco, e purtroppo questa cosa poi non è accaduta, anche perché dice, sta una profezia che mi ha fatto Kenneth Anger, sta invitando fazioni che sono in guerra fra loro, warring factions, good luck. Io vengo però, ha confermato che lui sarebbe venuto. Questo dimostra ancora una volta a tutti quegli scettici che stanno lì a vedere, a criticare, cosa cambi, sarà vero, non sarà vero, e ancora ste stronzate che a noi ovviamente non ci interessano, che qui non è che ci abbiamo le prove, qui ci abbiamo prove e controprove. Eccoci qua. Addirittura c'è il francobollo che ho scritto Dr. Kenneth Anger, vabbè. Andatevi a studiare che Kenneth Anger è quello che ha fatto il film Lucifer Rising con Marianne Faithfull, Jimmy Page, che compare anche lui, perché lui il film lo edita a casa di Jimmy Page, abita addirittura per 10 anni a casa di Jimmy Page. E chi è questo personaggio qua? Ecco, questo proprio è... Della Viola, però, eh. Chi è questo personaggio? Nessuno l'ha mai visto, no? E invece questo personaggio è uno dei più grandi figli di una buona donna che c'è in Europa. Si chiama Marco Pasi, è membro del CESNUR, che lavora per Introvigne. È membro del Grande Oriente d'Italia, che se la fa con Bernardino Fioravanti, il gran libraio, e, per non farsi mancare nulla, è pure membro del Consiglio Direttivo dell'OTO europeo. È uscito addirittura dalla loggia italiana ed è rientrato in una estera per non far risultare il suo... perché lui è il responsabile, è un professorone, è nell'Università di Amsterdam, ecco, lui è... e non solo... insieme a Introvigne e ai suoi amici, tutti dell'OTO, sono quelli che lavorano per le polizie europee a caccia di satanisti. Cioè loro che sono satanisti, che devono cacciare? Niente. Infatti, praticamente il mistero del mostro di Firenze l'hanno messo in mano a Introvigne, non si è trovato mai niente, non si troverà mai niente, ma figurati. Questi sono dei venduti, dei corrotti. Cioè è gente che comunque è all'interno, non è all'esterno, altrimenti non avrebbe accesso alle informazioni che voi potete... Se voi andate online e andate sul sito del CESNUR, trovate delle chicche molto interessanti. Allora, il CESNUR, come vi ho detto, è la massima espressione dei gesuiti di Civiltà Cattolica, va bene? Allo stesso tempo, se voi andate sul sito del CESNUR, trovate che hanno un'organizzazione dedicata a Dracula e ai vampiri in Transilvania, con indirizzo in Romania. Oh, ragazzi, successo, non ci stanno orfanotrofi, né suore e né bambini, ci stanno i vampiri. Cioè, siamo... poi la faccia del personaggio responsabile di questo gesto, non so se voi l'avete mai vista la faccia di questo personaggio, adesso la devo dire fuori, che ce l'ho qui, dietro le quinte, adesso apparirà per voi, perché quando lo vedete in faccia dite, mamma mia, ragazzi, e chi è questo? Aspettate un attimo, lo tiro fuori, in aperte 2000 le foto, vi devo dare un attimo, eccoci qui. Allora, vediamo un pochino se lo trovo. Lo trovo, non lo trovo. Al momento non lo trovo, è sparito, lo troverò. E allora lo troverò più tardi, che vi devo dire. Qui bisogna che mi organizzo un po' meglio. Comunque, questo è un altro amico di Introvigne. Ed è questo il capo mondiale dell'Otto. Cioè, Marco Pasi, quello che avete visto prima, risponde a lui che si fa chiamare Imeno Speta. Questo qui ha in mano tutto il copyright di Crowley, il nome OTO, e io infatti nel mio libro dimostro come Alberto Moscato, che era l'ex capo dell'OTO, era un finanziere, pensate, era un finanziere, sì, e si faceva di ruina ed è morto di overdose nel 2006, 2 aprile. In questo libro mostro come lui nel 2004 scrive che l'Oto adesso controlla il copyright di tutto quello che Crowley ha mai fatto, incluso anche lo stemma stesso e il nome OTO, che non gli appartengono, perché l'Oto in effetti nasce dagli Illuminati, non nasce da Crowley, già esisteva ai tempi di Crowley. Quindi loro, e perché loro hanno tutto questo potere? Perché l'Oto lavora direttamente per la CIA.
Eccolo qua, questo è uno degli avvertiti della CIA. Guardate la mano in che posizione l'ha messa. Non c'è nulla a caso. Ricordatevi, l'OTO ha vari simboli, ma la genesi dei simboli dell'OTO loro ve la mostreranno mai, perché ci sono altre società segrete coinvolte. E qui c'è la genesi di tutti i vari simboli legati all'OTO, prima e dopo Aleister Crowley, che dimostra che loro non avevano nessun diritto a prendersi l'esclusività del nome OTO o addirittura anche il copyright sul materiale di Crowley, ma la CIA vuole impossessarsi di questo materiale. Perché vuole impossessarsi di questo materiale, di questo credo? Perché è così importante? Perché Aleister Crowley diventa il profeta della controiniziazione, del satanismo più elitario, intellettuale, basato su quello che è l'antico Egitto, le credenze più profonde che hanno a che vedere con il potere vero, quello di Chem, quello della terra di Chem, Al-Chem-Ia. Al è anche il nome segreto di Dio, di Dio Sole, anche se vogliamo. Ma ci sono anche altre cose che vediamo qui apparire dietro. Ecco, questo è Ordo Templari, è la mia patente da ottavo grado. Quando io fui iniziato a questo ottavo grado a Oslo, lì ho capito che in effetti questi qua non solo facevano sul serio, ma che dall'ottavo grado in poi era quando li introducevano al sacrificio umano. E allora io, per la prima volta al mondo, tradotto poi in lingua italiana, pubblico in questo libro le istruzioni dell'ottavo grado, che includono i misteri che hanno a che vedere con il sacrificio umano e anche il sacrificio di fedi che viene consumato in chiesa dai vari credenti di questo credo perverso satanico, controiniziatico, totalmente all'opposto di quello che insegnava il Maestro Gesù. Cioè loro hanno una loro versione che è completamente contraria. E ritorniamo al discorso, no, anche del recitare le preghiere al contrario. Cioè, beh, bene si può tutto, perché qui abbiamo vari personaggi. Questo personaggio qui, che vedete fotografato in un pub molto famoso che si trova davanti all'entrata della cronologia dell'Inghilterra, si chiama Simon Kane. Servizi segreti stanno dietro, tutto il mondo, ma perché? Io ho partecipato a un'indagine interna per farlo buttare fuori da un collegio di cristiani, Rosa Croce, della SRIA, un'indagine che poi mi è costata a me la mia membership, perché una volta che l'ho fatto buttare fuori di vendetta, allora mi hanno buttato fuori a me. Ma lui praticamente era l'ex venerabile della loggia adesso, Tabula Rasa. Tabula Rasa. Dice niente questo nome, Tabula Rasa. E Tabula Rasa perché? Perché Tabula Rasa si ricollega, adesso vi farò vedere, a un evento molto molto particolare, l'11 settembre dell'anno 2001, Tabula Rasa, Ground Zero. Ci siamo recati in questo posto 11 giorni dopo l'11 settembre, località segreta. Aspettate un attimo qua. Ah, qui siamo a Londra. Guardate un po' qua. Sede dei servizi segreti inglesi, tempio dell'OTO dove si faceva un rituale che adesso andiamo a vedere il documento, perché sennò questi mi dicono no, ma figurati, non sai che è un pazzo, sì, un pazzo, adesso lo dico il pazzo. Eccoci qua, l'11 settembre non era una cosa organizzata, eh? 22 settembre 2001, rituale della bestia 666, per assorbire l'energia del sacrificio umano che viene fatto l'11 settembre. 11 è anche il numero che Crowley dice è la chiave di tutti i rituali, quindi 11 giorni dopo l'11 è il 22 settembre 2001. Eccoci qua. E come si chiama questo rituale? Pure questa è una cosa, credo. Cioè, questa è l'Hyper Summit, capito? È una cosa che vi dovrebbe, capito, portare proprio nei meandri. Cioè, secondo loro significa knowledge and conversation with his holy guardian angel. Ma chi era l'angelo guardiano di Crowley? Se non Satana in persona. Perché ovviamente, cioè, gente che metodicamente chiama una loggia anni e anni prima, perché io il Tabula Rasa lo conoscevo dai primi anni 90, ci sono entrato quando era ancora un oasis e poi è stata promossa allo status di loggia.
Il tabula rasa lodge nasce quindi come tabula rasa. Tabula rasa quindi significa che loro sapevano in qualche modo. Cioè, se loro 11 giorni, dopo questo, cioè, a me è arrivato un mese e mezzo prima, per 11 settembre. Non è che mi è arrivato così. Mi è arrivata questa lettera a casa. Sei invitato a partecipare al rituale. E noi ci dobbiamo svegliare qua. Cioè, c'è gente che ogni giorno ci prende per il culo. E qui, questa è la sede dei servizi segreti inglesi. Sapete quando vedete i film di James Bond, no? James Bond. Ecco, parliamo di James Bond. Noi guardiamo James Bond, ma che è James Bond? Gli agenti segreti, non li vedete lì, no? Nei film tipici che sono ovviamente creati proprio da agenti segreti, prende il culo la gente e fa capire solo una parte di quello che è il vero lavoro di un agente segreto. James Bond, J.B., anche come la whisky, no? J.B. Ma cos'è J.B.? Joachim Boaz, le due colonne del tempio. Sir Ian Fleming, che crea 007, è un amico di Alistair Crowley ed è un comandante della Naval Intelligence. Cioè, colui che ha scritto James Bond è un agente segreto, mica un cacciotto. E ovviamente ci ha messo in codice tutti i segreti. Chi è il primo agente segreto della storia? Eccolo qua. Adesso vi faccio anche vedere la prima firma come 007. Aspettate un attimo che ve la trovo. Eccola questa qua. 500 anni fa. Eccoci qua. 500 anni fa questo personaggio qui era l'agente di Sua Maestà Elisabetta I. Eccoci qua. John Dee. Lui parlava con gli angeli, almeno questo è quello che diceva. Ma i codici segreti della magia nascondono anche i trucchi della crittografia e della steganografia. E quindi in questo libro io spiego alcune metodiche di quelli che sono i servizi segreti in relazione alle forze occulte. Forze occulte che ovviamente guidano l'umanità da sempre. Sir Francis Bacon, chi è Sir Francis Bacon? Ma chi è? Sì, grande di nome. Questo qui ha scritto un libro, si chiama New Atlantis, che non ha fatto uscire mentre era in vita, ma dopo. Perché? Perché tracciava come doveva diventare la loro nuova Gerusalemme, il loro nuovo stato, che da lì a poco sarebbe nato nel 1776, gli Stati Uniti d'America. Quindi andiamo, qui ci sono alcune foto, perché poi uno dice, chi è questo qua? Io prima vi ho fatto vedere un diploma, quello del mio 33-90-95, ovviamente semi-Instagram di Fritzwald. Ma Fritzwald è il nipote di un altro Fritzwald, suo zio. Eccolo là, chi è questo? Dice, ma chi è questo sconosciuto? Comandante in capo delle forze NATO in Europa, fino al 2005. Ovviamente gli sono andato contro al nipote, mi ha sbattuto dentro a un posto molto brutto, dove mi hanno torturato come una belva. Eccolo qua, dove ho trascorso alcuni mesi di tortura, perché la gente pensa che sia qua, è tutta roba facile, ma adesso chiudo il libro, stiamo qua tranquilli, ma dietro un percorso come il mio c'è purtroppo anche tanta sofferenza diretta, perché quando io mi ribellavo ai miei controllori, se osavo ribellarmi, come ho fatto nel rivelare quella situazione della stria, l'infiltrazione, ecco che lì si vendicavano. E addirittura mi telefonano a casa alle 2 di notte, mi fanno, Leo devi morire, adesso ti uccidiamo. Allora uno dice, cazzo, c'è il telefono sotto controllo della polizia, adesso mi arriverà la polizia e mi dirà, Leo ti proteggiamo. No! Alle 4 del pomeriggio il giorno dopo si presentano 25 agenti della speciale che arrivano dai tetti, quelle cose, con le mitragliette schienate, con il puntaggio latte, mi legano sulla sedia e mi portano in un posto dove mi mettono in mutande al freddo. Per una notte, tanto per iniziare. Poi arrivano di solito i men in black, tutti vestiti di nero, proprio molto metodici, molto freddi, molto nazisti anche nell'approccio, perché stavo in Scandinavia, non è che stavo qua. Quando arrivano i poliziotti, quelli dei servizi segreti, alle mie esperienze, sono alti 2 metri, sono bikini, e mi sbattono in questo posto qua. E in questo posto qua, poi andate a studiare un attimino cos'è questo posto. Questo posto è stato usato dalla CIA per anni, per fare degli esperimenti di controllo mentale
in Norvegia, che sono paralleli a quelli del programma MK Ultra negli Stati Uniti. Venivamo, anch'io purtroppo, iniettati di sostanze allucinanti, veramente allucinanti, veramente da spalle alla testa muro. Cioè, l'unica cosa che veramente mi dava speranza quando ero chiuso là dentro, che manco potevo parlare con un familiare, nessuno mi dice che stavo chiuso in mezzo a strada, cioè poi vai a spiegare. Cioè, capito? A un certo punto ci sono riuscito a mettere in mezzo un avvocato, ho messo in mezzo questo mondo e quell'altro, e alla fine sono riuscito a uscire una volta. Poi mi ci hanno riputtato dentro appena ho rialzato la cresta. Ogni volta che, boom, ammazzata. Finché a un certo punto, dalle accuse di... cioè, da questa, da mandarmi qui e iniettarmi con sostanze che avevano capito che con me non funzionava, mi sbattono direttamente in isolamento e mi danno dello spionaggio e dell'attentato al governo norvegese. Così hanno risolto quello il problema. A quel punto ho dovuto ovviamente chiamare ambasciatori, servizi segreti americani, poi ho detto, oh, questi sono pazienti norvegesi, ma hanno capito che mi stanno parlando. Perché, grazie a Dio, io faccio parte di quelle bloodline di cui parlava Erika Brocchietti. Grazie a Dio, veramente, che se no facevo veramente una brutta fine. Però siccome io sono mia madre cugina in seconda con la regina d'Inghilterra, io ho due titoli nobiliari siciliani, 1000 anni di storia in Sicilia, baroni del Sacro Romano Impero, marchesi di Poggio Grigoli, vinci di Santeria e tanto dei pedigree, a me a un certo punto io ho detto, siccome sono pure parente del vostro re, è meglio che mi fate uscire dalla situazione perché io mi incavolo come una iena. E poi va a finire che in Norvegia, se continuate così, finirete molto male, e che ora è che mi intende, mi intende, perché l'ultima volta che mi hanno arrestato era il 22 luglio del 2008 e sono stato giudicato proprio in quella stanza, la stessa in cui è stato giudicato Breivik. Mi hanno messo lì. Io ero andato quella mattina, ero arrivato il giorno prima dall'Italia, mi avevano ingannato, mi hanno già arrestato, io quindi non volevo andare in Norvegia. Il mare dice, devi andare. Perché? Perché c'è di mezzo tuo figlio, e se lo vuoi rivedere, tu devi recarti a questa udienza. Allora io dico, guarda, ma anche questi mi arrestano. C'era quella americana lì, la nipote del capo dell'FBI del Texas, che è la mia ospite, dice, guarda, signora Zagani, se credevo a là. No, Leo, non ti preoccupare. C'è avvocati, no? Non si preoccupi, Zagani, noi vieni qui, stai una botte di ferro. Ho detto, a botte di ferro, non mi convince. Arrivo all'aeroporto di Oslo, arrivo a Oslo, faccio una telefonata alle persone mie che stanno di fuori, dico, ma ci sta il sentore che mi arrestano appena arrivo fuori dalla dogana? Dice, no, no, tranquillo. La mattina mi reco in tribunale invece con un giornalista al seguito, così almeno ero sicuro di testimoniare la vicenda, con un avvocato, con mia madre, arriviamo al quinto piano dove lì c'era la stanza di giustizia, apre l'ascensore, boom, mi assalgono 6 persone, servizi segreti, tum, tum, lei si deve fermare, mia madre lì capito che stava avendo infarto, ah, infatta male, relax, questa è roba da professionisti, mi questi, cioè, ho detto, guarda che tu credi che stanno cazzeggiando, infatti ho detto, l'avvocato che si può, no, aspetta, l'avvocato tranquillo, ovviamente norvegese, non si può impassibile, no? Signora, ci penso io. Intanto questi, quale signore ci pensa? Noi lo portiamo negli Scandinavi. E lì, capito, mi hanno dato un ultimatum. Ma nel frattempo, il giornalista che mi ha portato dietro, Hans Gatter, vede il tutto e comincia a gridare, fascisti, fascisti! Oh, si stanno a caricare pure lui. Capito? Cioè, vabbè, tranquillo, Hans. Io l'unico che è rimasto tranquillo ero io, perché tanto me l'aspettavo, quindi sono stato lì talmente stranamente, i bulldozer mi portano di sotto in una sorta di sgabuzzino dei servizi segreti, non lo so, era tutto nero. Allora dai, dove sono le armi, dove sono le bombe? Ho fatto due bombe, armi, ma che mi siete fumati? La bomba. Ho detto, infatti, no, lei qui su giù, ho fatto, forse non avete capito. Voi stai facendo un atto che completamente contrario a qualunque... Cioè, io sono venuto qua per mio figlio. Allora, non si preoccupi, lei adesso, appena finito la sua udienza, la portiamo a interrogarla e la portiamo in carcere. Ho detto, allora io vado praticamente di nuovo nell'aula in stato di arresto. Sì, lei viene con noi. Io avevo due bulldozer da 2 metri dietro mentre parlavo.
Allora, a quel punto che ho fatto? Mi sono alzato, ho fatto il segno che tutti i fratelli massoni conoscono. Sono figlio della vedova, mi arrendo. Anzi, vi regalo proprio tuo figlio e ci pagate le spese fino a che cresce. Perché io in questo posto ci metto più piede. Voi potete pure continuare a ricattarmi, ma tanto a me mi rimbalza. Quindi ho detto, io a mio figlio ci rinuncio, tenetelo e spesatelo. Ci rivediamo fra 20 anni. E comunque ricordatevi, 22 luglio del 2008, 22 luglio del 2011. Ecco, siccome mio figlio sta in mani musulmani, a me multiculturalità fatta in maniera becera, che poi alla fine tu ospiti musulmani e loro diventano pappa e ciccia col potere imperante e quindi anche loro schiavi di questo sistema del nuovo ordine mondiale, ovviamente è una cosa che per me non sta né in cielo né in terra. E continuiamo con il nostro l'ultima 5 minuti che poi chiudiamo, apriremo a una decina di minuti di domande e poi partiremo con un documentario che ci è stato offerto da Varo Venturi per questo evento. Allora, chi è questo personaggio qui? Come vedete ci troviamo a Rogliano, è la conferenza passata che ho fatto qui, lui è il gran maestro, il gran ierofante Giancarlo Seri. Giancarlo Seri fa delle rivelazioni particolari, eccolo qui mentre si trova all'installazione del Sovrano Santuario insieme al gran maestro russo, che tra le altre cose Bogdanov è anche candidato alle presidenziali russe dell'ultima elezione, e Smirnov che è un pezzo grosso dei servizi segreti ex KGB, e praticamente questi personaggi qui cosa dicono? Beh, lo dice lui stesso quando sta qui di fronte a noi nella conferenza, cioè ce lo dice chiaramente. Gli egiziani nascondono dei siti archeologici dove è provata l'esistenza aliena, cioè questi esseri preterdimensionali, questi esseri jin della tradizione musulmana, che io descrivo molto bene qui, anche parlo di archetipo, sì, un archetipo ferito, quello che anche Jung descriveva quando parlava di UFO, è un discorso quindi che ci deve far meditare questo. Il più grande ufologo del Vaticano era un demonologo, Corrado Guarducci. Quindi, demoni uguali, jin negativi, forze negativi e alieni negativi, grigi negativi. Ci sono anche quelli positivi. Come ha detto Pablo Aio, ci sono delle forze positive e negative. Sicuramente sono prevalenti quelle negative, perché quelle negative sono lì a ingannare l'essere umano. E ne parla questa ragazza che è la nipote, come vedete qua su, di Eisenhower, che si dice sia stato il primo a intrattenere dei rapporti veramente diretti con le forze aliene. Se vogliamo chiamare alieni, possiamo chiamarli angeli, demoni, alieni, dei, cioè si chiamavano in vari modi, come lo dice, li chiamavamo dei, poi li abbiamo chiamati angeli e demoni, poi adesso li chiamiamo in un altro modo, ma le entità sono sempre quelle. Riescono a viaggiare nel cosmo perché? Perché hanno queste porte spazio-temporali e riescono ovviamente a fare dei salti nell'universo che noi, per noi sono impossibili, no? Non solo, ci sono ultimamente proprio uscito le dichiarazioni del portavoce del Pentagono, che come ennesimo conferma 4 incontri di Dwight Eisenhower nel 54 alla base Nellis, alla base Holloman e alla base Edwards in California, con prima una delegazione di nordici e poi con 4 delegazioni. Sì, perché poi alla fine il discorso è questo, le società segrete hanno nascosto comunque tra i vertici il collegamento, il contatto. Io in questo libro parlo anche del fatto che c'è una parte della massoneria, delle società segrete, che non si occupa di questo tipo di... cioè praticamente se vai a parlare con il tipico pinduista, quello che parla di business e di quanti soldi, di come possono influenzare questo o quell'altro partito politico, ma anche ai vertici dello stesso pinduismo c'è l'esoterismo. Questo personaggio ne è testimonianza. Loggia Monte Carlo, Marco Parré, il creatore della neurolinguistica 3, un sistema, la neurolinguistica, che viene proprio dalla CIA, dai programmi per il controllo mentale. E se non ci credete, un'altra volta vi faccio leggere i manuali di ipnosi e trance fatti dalla CIA, così vedete che la neurolinguistica che insegnano ai manager, a tante persone, in effetti è un metodo di controllo creato dal nemico. Questo è Paolo Venturi, che presto ospiteremo proprio virtualmente grazie a questo suo eccellente documentario, doveva essere qui da noi oggi,
ma purtroppo è in Svizzera. E questo è un altro personaggio con cui ho avuto la possibilità di lavorare a suo tempo, si chiama Celestino Zuccotti. Non è che è la polizia di Celestino, questo è il vero Celestino. Celestino Zuccotti in effetti è un esperto di sicurezza di Pavia, ma è anche un 33 della massoneria e si nasconde dietro a un gruppo che si chiama Agape Prometeo, insieme all'ex terrorista rosso Paolo Fogagnolo. Terrorismo? Ma chi c'è del terrorismo? Ma perché? Scusa, c'è un pentagramma? Cioè, che vedi? Questi, anche questi non stanno dietro le quinte, anche loro hanno questa situazione esoterica che ovviamente li gestisce. Ma certo, come vi ho detto all'inizio, la strategia della tensione è stata completamente orchestrata grazie a queste società segrete. E continuando in questo percorso per arrivare alla fine della nostra storia, ci sono anche dei personaggi, come vedete c'è anche il personaggio qui accanto a me, Marchese Caldirola. Marchese Caldirola, Roberto Caldirola, produttore anche di vini Caldirola, è un 33, e anche uno degli ex responsabili della Gladio in Italia. Accanto a lui c'è un gran maestro rumeno. Questo è un incontro di qualche mese fa della Demolé. La fratellanza dei Demolé è quella dei ragazzi, che di cui faceva parte anche Bill Clinton. Infatti, vedete, dietro c'è la bandiera americana. Ovviamente in questo ambiente è tutta CIA. CIA, servizi segreti di tutti i vari paesi, e tutti quanti si incontrano grazie anche a queste organizzazioni, che hanno quindi una duplice valenza. Per la prima volta mostro nel mio libro anche un simbolo, quello dell'ordine di George Washington, che è stato dato in Italia solamente a Marchese Caldirola. Infatti, quando Marchese Caldirola entra tra nei politici, no, i pupazzi del sistema, quando arriva lui, anche uno come Casini si alza in piedi e fa rispetto, perché il livello delle società segrete va così oltre quelli della politica, che la politica sono dei pupazzi telecomandati, se vogliamo, ecco, una definizione piena. Ecco, questa era l'immagine che Edica aveva mostrato prima, Osama Bin Laden. Sinceramente non abbiamo al 100% la prova che sia Osama Bin Laden, ma io comunque l'ho inserito perché è il nostro Zimmer, perché praticamente lui annuncia un mese esatto prima degli scontri che sono stati la scorsa estate in Inghilterra, un periodo di tensione sociale, e poi 15 giorni prima del famoso 22 luglio in cui Breivik si è scatenato. Cioè è quasi come se preannunciasse al mondo un periodo di un nuovo tipo di terrorismo, che non è più quello tradizionale, musulmano, no, questo è il terrorismo templare, neotemplare, della destra europea. Cioè addirittura si infanga il nome dei templari con il terrorismo, e Breivik fa addirittura un libro che viene distribuito online, no? Di 1500 pagine con te. Ma Breivik non è il classico nazista che odia Israele, no, lui è un sostenitore di Israele, è un sionista convinto, anzi lui dice che Adolf Hitler ha sbagliato secondo lui. Cioè la nuova destra è così con Israele, con Mossad. Quindi praticamente chi sono i nazisti? Cos'è questo? Questo è, allora, quando hanno intervistato poi ovviamente il Troviglio su Rai 2 per dire le solite stronzate di rito, che cosa c'è dietro al caso Breivik? Ci dica Massimo, il Troviglio è il vostro studioso del Cesno. Perché, ecco, non c'entra niente la massoneria, comunque la massoneria dei Golani, di San Giovanni, ecco. Cavolo! Io qua spiego in maniera metodica, perché lui non c'è mai stato nella massoneria svedese, quindi non la conosce, che è quella praticata nello svedese in Norvegia, e questo è l'ottavo grado, simbolo templare. Le logge del rito svedese, in particolare quella di cui faceva parte Breivik, Tre Pilastri, è una loggia che ha una lunga tradizione neotemplare, che poi filtra attraverso il re di Svezia, che diventa il gran maestro di tutta la massoneria sia svedese che anche degli altri paesi scandinavi, perché con il rito controlla anche gli altri paesi, l'Islanda, la Finlandia. Cioè l'unico paese a non entrare in guerra nella seconda guerra mondiale qual era? La Svezia. La Svezia fa pagare il biglietto del treno per l'invasione della Norvegia, 2500 biglietti di treno, ma stava tutti i soldi.
2000, ecco, volete invadere la Norvegia? Prego, ecco il biglietto, tac, ecco, passate. E loro niente, perché? Perché come, e adesso vi spiegherò, no, beh, non c'è solo Svelbard in questa storia, questo è l'anello della massoneria norvegese, come vedete la croce templare rossa, loro lo acquisiscono questo al settimo grado e poi lo acquisiscono questo anello a vita, però una volta che si è morti vengono a riprenderselo, quindi questo è un anello che non rimane alla famiglia, è un anello che deve ritornare all'ordine, perché è così, è una tradizione loro. L'anello invece svedese ha le croci nere, cavalieri teutonici, croci nere, come quelle dei nazisti, no? Di cui poi ci parlerà anche Mariotti, che è un esperto di nazismo esoterico. Ci sono 250 poliziotti in Norvegia che fanno parte della massoneria di rito svedese, fondamentalisti cristiani, deliranti, che non hanno nulla a che vedere con la massoneria per bene universale che esiste anche in altri paesi, perché esiste anche una massoneria per bene, diciamo. Ma loro no. Questi sono quelli che mi venivano a prendere a me. Avete capito che dico? Cioè, questa è gente che non scherza, eh. Tutte io mi vedevo questi qua che arrivavano con l'anello, con la croce, cioè sono arrivati. Perché arrivavano? Arrivavano, però poi si devono fermare. Perché si sono fermati? Perché io sono discendente di Robert Bruce, re che ha protetto i templari in Scozia. E quindi vanno contro la loro stessa tradizione, perché sono un gran maestro per linee ereditarie. Quindi, contrario alle loro costituzioni, cioè le loro costituzioni sono intoccabili. Quindi io potevo dire benissimo di fronte presidente, di ministri, siete degli stronzi, non potevo tranquillamente uscire fuori. Certo, ogni tanto si incavolava. Diciamo, Leo, ma no, esageri un po', hai esagerato, sai, ti abbiamo voluto far fare 2 settimane così, ma hai esagerato un po', dai, esagerato. Io ho esagerato. Cioè, se voi siete corrotti, io vengo e vi rompo le scale. Io, questo è Breivik con la sua divisa che lui dice templare, no? Ha messo le varie croci, di Matteo. In effetti questa non è una divisa templare, questa è una divisa dei Marines. Ecco, questo è l'originale. E lui poi sopra ci ha richiamato per il suo discorso templare. Questo sono io il 23 luglio 2008 con la maglietta dei Marines. E chi può capisce, cioè non c'è sta proprio niente da ridere su certe cose, ragazzi, per quando devono toccare la famiglia diventa una questione molto delicata. René Le Chateau, priorato di Sion, ne parlo in questo libro, ma non come Dan Brown, non dandovi delle spiegazioni farlocche, non portandovi su falsi miti, la concretezza del priorato di Sion, fondato negli anni 50 come ordine, diciamo una sorta di P2 francese, che però siccome eravamo in Francia, non avevano il Vaticano, potevano inventarsi Maria Maddalena, cose, discendenze stratosferiche. Ci sono anche delle verità sulle ricettore, le troverete nel mio libro, legate a un tesoro degli antichi romani, ci sono delle verità, ma c'è anche un'altra disinformazione, quindi consiglio la lettura del capitolo sul priorato di Sion, perché vi spiegherà che era un elemento essenziale del gruppo, sai, sono i gruppi Stegheim, Gladio, e che i templari, questi sono, là dietro c'è Jonathan Voltaire, ecco, lo vedete adesso con la freccetta, lo metto questo personaggio qui, non troverete una sua foto manco con le cannonate, non si fa fotografare mai, servizi segreti inglesi, MI6, manipolatore della destra, dell'estrema destra, che si è incontrato con Breivik nel 2002, in un incontro dove hanno fondato l'ordine templare, di cui fa parte Breivik. E questo chi è? Questo Baldo, non più giovane, ma insomma, è un personaggio, lui, c'ha un po' l'aria, lui è il più grande ipnotista, mesmerista, magnetizzatore francese. È anche un esponente interno del priorato di Sion, gran maestro dei riti legato ai servizi di sicurezza francesi e ai servizi segreti, ovviamente, militari francesi che operano collegati con l'entità. Nel mio libro io intervisto, praticamente io ho registrato la chiamata e poi l'ho trasmessa. L'ho trasmessa questa intervista, se vi ricordate qualcuno di voi che è venuto in una mia passata conferenza, non l'ho pubblicata in rete per via della sua natura molto delicata,
ho preferito pubblicarlo per intero in questo libro, con altre interviste ad altri personaggi sempre che fanno parte di questo mondo oscuro e nascosto. Sì, anche legato agli anni, sì, sì, è vero. Ma lui è stato anche il primo a essere invitato nell'Unione Sovietica, quando c'era ancora l'Unione Sovietica, dai francesi, dai russi, come grande protista, no? E ovviamente è legato a quel Marco Parré della neolinguistica, cioè sono personaggi così. Cos'è questo? È un documento che io vi propongo nel libro, un documento esclusivo che Giampiero Giudicelli, un membro di altissimo livello sia dei servizi segreti francesi, un colonnello, che anche un alchimista, perché poi alla fine il bello è che la gente comune l'hanno creata, cioè l'hanno manipolata in tal modo che diventano bigotti. Allora quando c'è il discorso magia, che la roba è così? No, non è roba così. Là dietro si nasconde proprio non il potere, lo strapotere. Però grazie a questa facciata esoterica che gli fa anche paura, no? Perché poi loro creano un'egregore molto forte, riescono a manipolare la gente. Questo documento interno, mai mostrato prima, si fa vedere come la destra europea viene manipolata da questa società segreta e di come stanno preparando un'opposizione già pronta, se vedete i nomi, ai Bilderberg, Council of Foreign Relations, cioè loro se la cantano e se la fanno. Stanno già creando l'opposizione, così almeno poi fanno qualche attentato e ci andiamo a rimettere tutti noi, perché noi andiamo a parlare male di Bilderberg, fino adesso non ci dicono niente, ma metti caso che arriva uno stronzo di questi terroristi facinorosi manipolati dai soliti come Breivik, noi ci ritroveremo tutti quanti schedati dalla Ligos. E quindi c'è una manipolazione di terrorismo quindi non indifferente. Chiudo questa situazione, ecco, questo è il grandiore del 33° grado. Io in questo libro mostro per la prima volta cos'è realmente il 33° grado, così andiamo oltre le mistificazioni di Taxil. Sono gli anni di Cristo, ma sono anche un rito legato, come abbiamo detto, al templarismo e anche a una figura specifica che è quella di Federico il Grande, di Prussia. Quindi questo neotemplarismo è quello che troviamo ai vertici del rito scozzese, che però dal 18° grado in poi ha anche un elemento di contatto con il mondo sottile, metafisico, il Rosa Croce. Cioè, dal 18° grado si entra in contatto con il collegio invisibile, con l'entità. E al 33 invece si arriva proprio a essere un dio in terra, te siete lì. Oramai hai capito come funziona e ovviamente fai parte di un'elite che a quel punto capisce che c'è un sistema. E ci sono anche delle verità profetiche che io per la prima volta rivelo nel mio libro, quelle legate al... Ma che colonna siamo? Non ne parliamo, leggetelo. C'è qualcuno che deve ritornare, come si chiama? Ah, il Messia, perfetto. Ne parlano. Così almeno mostriamo le istruzioni segrete. E poi fare l'obbis, no? Se ci credete o meno a me. Quello l'ho ritrovato, lui! Massimo Enciopigne! Mazza che fascia, ragazzi, mamma mia, proprio una cosa allucinante. Chiudo questa mia presentazione mostrando l'ipocrisia dei pituisti in frac. Cioè, praticamente, questi nord europei, quando io andavo nelle loro logge, oh Leo, tu solo perché hai il riconoscimento inglese puoi entrare qui da noi. Noi latini sono tutti pedoesi, Paolo di Buono, le nostre logge se non hanno almeno il 30° grado non li facciamo entrare neanche dalla porta dei... cioè proprio erano razzisti, perché dice noi siamo cristiani e in questa massoneria si entra solo nelle nostre condizioni, dal quarto grado in poi si entra in contatto come voi vedete con il mistero templare, dopodiché si va nel mistero dell'arco reale e dopodiché viene catapultato in un discorso gnostico templare e di misteri vari che ti portano praticamente a capire che al vertice di tutto questo c'era, almeno fino ai primi anni 70, ufficialmente il re di Svezia. Adesso il re di Svezia controlla comunque tutto il rito svedese ancora, ma tramite un ordine cavalleresco che viene dato solamente all'interno del rito svedese. Quindi, però ufficialmente non è più il gran maestro, perché volevano, insomma, dicevano magari
adesso nell'era delle informazioni qualcuno si potrebbe sospettare, ma chi è questo? Che è un maestro svedese che controlla le logge in Germania, in Danimarca, ma chi è? E perché la gente deve essere controllata dai capi di Stato da un re? Che non è manco il tuo, cioè, capito? Non ha senso. Allora io chiudo il libro con questo messaggio. Questo è scritto dalla mia loggia. Io nel 2005, con grandi sacrifici, portai alcuni fratelli a Londra, da Oslo, per essere iniziati all'interno della massoneria inglese a un rito che non era il rito svedese, per poter creare delle logge alternative universali che potevano far entrare gente di tutte le religioni, soprattutto, come voi vedrete da questo messaggio che è molto chiaro, contro le forze demoniche. Quindi una massoneria buona c'è ancora. Ovviamente uno dirà, ma perché abbiamo ancora bisogno della massoneria? Ma il sistema è efficace, se uno vuole combattere il nemico deve creare delle cellule simili. Cioè, se voi credete di fare opposizione facendo le marce a Roma con i no d'acqua, i no, non serve a niente. È ovvio che poi questa opposizione deve essere fatta in modo che comunque è sempre legale, nella legalità, perché se ovviamente tu non fai queste cose nella legalità, se non fai queste cose nella legalità, rischi poi che ti arriva la Digos e ti fa un mazzo così. Qua, questo è il Parlamento norvegese. Cosa vedete? Il simbolo della stella di? Davide. E perché? Dici, ma come fa un rito svedese che è solo cristiano ad avere la stella di Davide che guida addirittura il governo? Perché poi dall'altra parte, questa che vedete qua, questa è la sede della massoneria, questo è il Parlamento, questa è la sede della massoneria, questo è il Parlamento, questo è il leone di Giuda, la tribù. Ecco, c'è una storia molto particolare qua, io l'ho vissuta direttamente, perché praticamente uscivo con la nipote di un gran maestro norvegese, mi dice, sai, lei, la verità è che noi siamo ebrei. Ho detto, porca miseria, ma io cristiano, questi gli ebrei, cioè, la seconda guerra mondiale ci hanno fatto, no? Perché poi alla fine l'estremismo della Thule va a finire in Norvegia, dove Himmler a Trondheim voleva avere proprio il capo, cioè, no? La città di massima rappresentanza del Il progetto Lebensborn che riguarda la possibilità, sì, eugenetica. Molti, sì, ma diciamo le cose però come stiamo. Questi bambini che nascono dal progetto di Hitler poi vanno a brutta fine, perché dagli anni 70 in poi cominciano a suicidarsi, è veramente una situazione molto triste. Comunque, questo per farvi vedere che c'è un legame diretto. I gran maestri cristiani, in effetti poi non sono cristiani, ma sono ebrei. E sono praticamente quelli che noi definiamo criptogiudei. Cosa sono i criptogiudei? Tra i criptogiudei d'eccezione, e non voglio essere antisemita qui perché infatti ce l'ho anche io, sangue, non è un problema, ma bisogna essere specifici, perché alcuni amici ebrei non vogliono accettare certe verità. Invece si dovrebbero un attimino guardare allo specchio e vedere l'ipocrisia di quello che fanno. Questo è come viene iniziato un fratello al 33° grado. È una rappresentazione disegnata, ovviamente, ma molto rara. Nessuno vi farà mai vedere queste cose, né? Quindi il libro è una cosa unica. Ecco, dicevo l'ipocrisia, con cui io concludo il libro, l'ipocrisia degli induisti in frac, che a me mi dicevano, se non eri della loggia inglese non potevi neanche entrare, perché noi qui, noi là, voi latini siete tutti pinduisti, spagnoli, italiani. E poi loro che fanno? Finance credit, butter from me. I vertici della massoneria norvegese più volte sono stati colti negli scandali più deliranti e sono apparsi per breve tempo, anche perché tutti i giornali della Norvegia sono sotto controllo, quindi non esiste opposizione. Quello che vedete lì, quello che occhiali, quello che c'è là, Ron Christopher, quello là è il diciogelli del nord. Anzi, a Diciogelli gli dà proprio una pista. Se non fosse Diciogelli, ovviamente adesso lavora per il Vaticano, quindi è un altro discorso. E ci ha sempre lavorato per il Vaticano. Infatti il Vaticano, dopo che lui ha fatto il delirio della cartomassoneria con la P2, l'ha premiato con l'ordine del Santo Sepolcro. Questo simbolo qui, che Breivik mette nel libro, è il simbolo della nuova destra. Che, cioè, lui parla nel suo libro Breivik di questa cosa, della nuova destra. Cos'è questa nuova destra? È una formazione internazionale di cui fa parte anche Dugin, un agente segreto russo che guida un grande movimento per una terza Roma. Anche lui paffa e ciccia con Putin
E ovviamente sapete che lì in Russia la democrazia non esiste, tant'è vero che oggi le elezioni in Russia sono una farsa. Io vi introduco, invece vi lascio adesso, dopo la mia presentazione, a questa opera di Varo Venturi, un documentario. Siccome Varo deve essere qui con noi oggi, lo celebriamo in questo modo, purtroppo non è potuto venire perché aveva dei problemi, degli imprevisti. Io vi ringrazio tutti. Ci vediamo a maggio con il volume 2. Ditelo agli amici, ditelo a tutti, cioè questa tecnologia vuole svegliare le coscienze della gente, vuole essere qualcosa che veramente vi aiuta a arrivare oltre. E a maggio alla Fiera di Torino presenteremo questo secondo libro, che veramente faccia la fine di Sariano, perché quello che c'è scritto lì, ragazzi, è tosta. Il secondo libro si entra nel vivo della situazione.